Finalmente si torna a parlare di Light Pacco, il nostro reparto tutto torce. Iniziamo con una domanda davvero importante: stai cercando una torcia oppure un mostro? Perché adesso si parla di mostri. Se già ti avevano impressionato la nuova EDC-33, la EDC-35, allora mettiti seduto perché stai per vedere qualcosa di incredibile. Anzi, se la provo subito non riuscirai neanche a vedere tantissimo. Questa torcia si chiama TM9K e TM sta per Tiny Monster. Da quando Nightcore ha sviluppato i nuovi LED UHI-40 è cambiato tutto nel panorama dell'illuminazione tascabile, e la serie Tiny Monster, che è all'avanguardia nell'intercettare sempre le massime prestazioni, non poteva mancare all'appello dell'innovazione. La TM9K Pro, grazie al nuovo sistema di LED, è equipaggiata con 3 UHI 40 Max. Quindi sì ragazzi, 27 LED per una luminosità eccezionale, ma in grado di gestire sia i compiti a lungo raggio che quelli ad ampia zona visiva. Le mie impressioni, ma io sono senza parole per questa idea, per come è venuta fuori, è davvero un mostro di potenza. Mi sembra, quando l'attivo, di sentire il rinculo della luce che mi spinge, e vi ho detto tutto. 9900 lumens applicabili anche come scudo di difesa, Lumen Shield. Se infatti premo il pulsante mod, questo piccolino, e lo premo per bene, ottengo immediatamente uno scudo di luce da 9900 lumens. Tutti e 27 i LED si accendono alla massima potenza. È impressionante, ragazzi, non si riesce a muovere una persona se la colpite con 9900 lumens. Ha appena riflesso qualcosa dall'altro lato dello studio, fantastico, non ci vedo più. Se invece premo il pulsante mod leggermente a metà, la torcia accende i LED in modalità profondità e quindi mi permette, con 6000 lumens, di raggiungere una distanza di 510 metri e di guardare molto bene cosa c'è a distanza. Se poi ho bisogno, attivo il turbo e lei parte. Un oggetto così potente non è un giocattolo, permettetemi di ripeterlo: le torce moderne, soprattutto queste di Nightcore, sono davvero pericolose, quindi gestitele con la giusta prudenza. Ora, è importante sapere che Nightcore ha dotato comunque la torcia, vedete qui un forellino, di un sensore di prossimità. Quindi se quando è spenta la torcia si accende e individua una ostruzione, vedete, non scatena la sua potenza e non mi brucia la manina. Allo stesso modo, se l'ho attivata ad una modalità estremamente potente e poi individuo un oggetto, la torcia regola la sua potenza per evitare di bruciarmi, bruciare le mani, bruciare gli oggetti nel cruscotto, bruciare le tasche. Sono torce potenti, ragazzi, davvero potenti, e quindi vanno gestite anche da parte dell'azienda con un'incredibile attenzione alla sicurezza dell'utilizzatore. Già vi dico che se dovete utilizzarla a lungo nelle modalità estremamente potenti, beh, i guanti non sono una cattiva idea. Ma la cosa bella è che ha questa presa, la vedete anche voi, questa presa a pistola, che mi permette di stare lontano dalla zona di irraggiamento del calore, e quindi ecco che posso utilizzarla anche a lungo, perché in questo modo la impugno con sicurezza, ma non devo toccarla dove brucia e dove c'è scritto "attenzione, qui sopra ti bruci". L'interfaccia è semplice, anche se sono disponibili diverse funzioni su questa torcia. I pulsanti sono a doppio stage, quindi hanno un primo click leggerino e poi un click più potente. Il click leggerino ti permette di passare le modalità, le intensità. E la batteria che supporta tutta questa potenza è di ben 5000 mAh. Quindi la torcia può arrivare a funzionare anche per 65 ore. Ma se questo non ti basta, puoi collegare il cavo di ricarica USB-C sotto questo sportellino per una ricarica veloce. Il sistema supporta fino a 18 watt.
watt, quindi una torcia potente ma ricaricabile anche molto velocemente, e questo ci piace. Chiaramente la torcia ha a disposizione un sistema di blocco, mi basta tenere premuto quando è accesa e la torcia mi lampeggia che si è bloccata. Se tengo premuto ancora, lampeggia due volte e il sistema è al doppio blocco. In questo momento io non posso attivare la torcia, devo prima sbloccarla, 1 e 2 e l'ho sbloccata e adesso torna a funzionare. Se avessi attivato il sistema di blocco semplice, quello al primo beep, al primo lampeggio, eccolo qui, non posso attivare la torcia, ma ho a disposizione il Lumen Shield in caso di emergenza. Il design della struttura è sicuramente tattico, con questa lunetta spaccavetri. È una presa sicura che la rende perfetta anche in caso di difesa personale come oggetto contundente. L'anello tattico che vi mostravo prima, questo sul retro della torcia, oltre a permetterci l'utilizzo in questo modo, ci consente anche di evitare i rotolamenti. Vedete come la blocca, e possiamo agganciarci un cordino di sicurezza in dotazione nella confezione. Per quanto riguarda la resistenza alla polvere e all'acqua, beh, parlavamo di mostri, poteva farsi fermare da un po' d'acqua secondo te questa torcia? Ovviamente no, è resistente a cadute da un metro d'altezza ed è resistente all'acqua IP68. Sul fondo c'è un LED qui sul retro che a seconda del colore e del linguaggio ci dà anche l'indicazione della carica. Se si accende di verde costantemente vuol dire che la batteria è carica più del 50%. Se anche tu sei un appassionato di torce non devi perderti le live di Lightpacco. Ne teniamo una al mese con tutte le novità e si parla solo di torce. Puoi ritrovare le puntate precedenti nell'archivio sul canale YouTube di Backpacco e qui sotto in descrizione. Riassumendo un po' questa torcia così potente, beh ragazzi, siamo davanti ad un concentrato di lumens. Grazie alla nuova generazione di LED è in grado, senza operare su un focus manuale, su una messa a fuoco, è in grado di erogare un'illuminazione digittata oppure ambientale, e grazie alla sua struttura vi offre ottime capacità difensive con la funzione Lumen Shield e poi un eventuale uso di prossimità. Per questa torcia sono disponibili anche dei filtri colorati se vi dovessero servire, ed è possibile montarla su delle armi da fuoco. Non dispone di un comando remoto, di un telecomando col filo, ma grazie a delle clip è possibile utilizzarla anche semplicemente schiacciando con il nostro pulsantino. Caratteristiche tecniche della TM9K Pro. Realizzata in alluminio aeronautico, fornisce fino a 9900 lumens per una gittata dell'illuminazione fino a 510 metri. La batteria è integrata da 5000 mAh e le dimensioni sono 133 mm in altezza, diametro della testa, questo è importante anche per la scelta dei filtri, 40 mm. Peso 227 grammi. Resistenza all'acqua IP68 e resistenza alle cadute di un metro. Nella confezione trovate il cavo di ricarica USB-C in grado di sostenere anche la ricarica veloce, una clip, un cordino di sicurezza e la fondina che vi faccio vedere, ce l'ho qui. Fondina che ci permette di riporre la nostra torcia in questo modo. Eccola qui, chiusa con il suo velcro e applicata alla cintura, sia con un passante velcro che con un più sicuro passante cucito. A chi è destinata la TM9K Pro? Ovviamente ragazzi, agli operatori di sicurezza e della sorveglianza, ai soccorritori, ai professionisti della notte che devono affrontare situazioni, vedere immediatamente, cercare e avere un oggetto funzionale, come anche, perché no, ai proprietari di terreni, chi ha un giardino, chi ha un
una proprietà si affaccia al balcone, vuole controllare che i gatti non si stiano uccidendo come capita a me durante queste notti, quindi dà un'occhiata immediatamente con il LumiShield e fa piazza pulita. La consiglio ovviamente anche ai prepper, perché una torcia così piccola ma così versatile non si era mai vista sul mercato. Abbiamo la potenza, non dobbiamo per forza usarla, oggetto da difesa, oggetto da ricerca e soccorso, oggetto affidabile, è la torcia che deve rimanere nel nostro zaino. E se sei anche tu alla ricerca della tua prossima torcia, beh, dai un'occhiata a tutta la collezione Nightcore su Backpacko. Sono tantissime, lo so, ma non spaventarti, se non riesci a scegliere quella perfetta per le tue esigenze, scrivimi su WhatsApp, sarà un piacere conoscerti e aiutarti nella scelta. Ma nel frattempo schiaccia un bel mi piace qui sotto se ti è piaciuto il video e iscriviti al canale per non perdere neanche uno dei prossimi contenuti. Ci vediamo!